Ogni anno una delle spese più importanti che dobbiamo affrontare è quella della polizza assicurativa per l'automobile, una o due automobili a seconda naturalmente della famiglia, e la cosiddetta RC Auto. Ora, l'automobile, l'assicurazione per l'automobile rimane in Italia la più cara d'Europa, mediamente 100 euro in più rispetto alla media europea. Tre consigli per risparmiare. Il primo, potete confrontare le varie offerte commerciali disponibili su un comparatore, però un comparatore fatto dalle associazioni dei consumatori, non i comparatori che vengono pubblicizzati per televisione o per radio, di cui vi ho già parlato, non sono assolutamente attendibili, escludono molte offerte e prendono delle percentuali rispetto ai contratti che fanno incassare. Quindi un comparatore serio è disponibile su dei siti, delle associazioni di consumatori, ve lo metterò appena terminato questo video, e quindi la prima cosa, la più semplice, diciamo, la più facile in assoluto, è effettivamente utilizzare questo comparatore per trovare l'offerta commercialmente più disponibile singolarmente. Seconda cosa che ha un beneficio superiore è invece quella di aderire a un gruppo di acquisto. Sempre associazioni di consumatori ogni anno stabiliscono un gruppo di acquisto in cui mettono assieme migliaia di consumatori e quindi vanno dalle compagnie assicurative dicendo loro: cari signori, io ho a disposizione 20-30 mila persone che vogliono acquistare una polizza assicurativa. Fatemi il miglior prezzo e il miglior anche contratto, quindi con l'esclusione di quelle famose clausole vessatorie che tanto fastidio danno, come il risarcimento in forma specifica, eccetera, che limitano appunto i diritti dei risparmiatori e dei consumatori. In questo caso ho voluto darvi la notizia immediatamente perché il gruppo di acquisto che questa associazione propone ogni anno scadrà il 28 febbraio e subito vi dico, non occorre essere soci di questa associazione. Potete tranquillamente dare una preadesione che è solo una manifestazione di interesse, loro andranno da tutte le assicurazioni, prenderanno l'offerta migliore e solo dopo eventualmente potrete decidere di acquistare effettivamente la polizza. In questo momento potete dare semplicemente una preadesione, manifestazione di interesse che non è assolutamente impegnativa e ribadisco, non occorre nemmeno essere soci. Poi vi metto il link preciso. La terza cosa, che è quella che faccio io da diversi anni, è quella di scegliere un'assicurazione etica. Vi metterò poi dei video, ho spiegato tante volte in Italia, abbiamo due assicurazioni etiche che funzionano in maniera molto diversa perché non sono a scopo di lucro, quindi le clausole vessatorie non esistono, non esistono tutte quelle pratiche, scusate la brutalità, di fregatura che troppe volte le assicurazioni normali rifilano ai propri clienti, soprattutto quando si tratta di risarcimenti per danni fisici, perché ricordiamoci, lo sapete benissimo, le grosse cifre e i grossi problemi ci sono quando abbiamo a che fare con danni fisici e quindi in questo caso le somme di risarcimento aumentano parecchio ed è lì che ci sono i reali problemi. Quindi il terzo suggerimento che vi do, ed è quello che io seguo da diversi anni, è quello di utilizzare le assicurazioni etiche che hanno un modo di funzionare completamente diverso. Pensate che una di queste, anziché avere le classiche 100 tipologie di tariffa a seconda della zona geografica, dal Trentino alla Sicilia, la stessa automobile, lo stesso guidatore è classificato, diciamo, con 100 livelli diversi a seconda della città, questa compagnia ne ha solo 5. Anche in questo caso vi metto il link adesso ho appena terminato il video. Quindi avete a disposizione tre scelte per risparmiare su una spesa importante come quella della polizza auto. Tanti altri consigli di risparmio li trovate nella mia sezione appunto risparmio del mio blog personale e anche di questo.